Il tempo e gli spazi dell'illuminismo. Ecco, il tempo. Sappiamo quindi che l'illuminismo è un movimento culturale che conobbe la sua fase più intensa fra il 1740 e il 1770 circa. È un movimento culturale che ha le sue origini soprattutto in Francia e che poi, diciamo, ha ispirato la Rivoluzione francese. La stagione dell'illuminismo si conclude proprio, in un certo senso giunge a compimento con la Rivoluzione francese, che fu il prodotto culturale, sociale e storico dell'illuminismo, ma ne segnò anche i limiti, come scrive il vostro libro, letteratura.it di Langella, Frare, Gresti e Motta. La Rivoluzione francese segna anche il limite dell'illuminismo, con le stragi e le guerre che ne seguirono. Il lume della ragione non era riuscito a rischiarare gli eccessi cui può condurre la ragione stessa. Questa è una cosa comunque da dire, possiamo dire che certe cose che sono avvenute, purtroppo anche nell'Ottocento e nel Novecento, sono forse generate anche da questa stortura, quindi da questo uso della ragione che pare arrivare a compimento, ma nello stesso tempo anche poi viene snaturato la ragione. Come dice un certo Abri, gli illuministi escono dalla minorità. Vi ricordate quella frase che abbiamo letto anche ieri di Kant, che si trova del resto qualche riga prima, insomma. L'uomo esce dalla minorità e diventa maggiorenne. Utilizzando quale strumento? La fede nella capacità critica della ragione, fondata però sulla piena consapevolezza dei limiti della ragione stessa. E infatti, abbiamo già visto che seguendo Locke, gli illuministi rifiutavano le idee innate. Ne deriva, dice un certo Rossi, che la ragione non è un patrimonio di idee innate originariamente possedute dall'uomo, da cui ogni nozione debba venire derivata deduttivamente, ma diventa una capacità di acquisizione connessa all'impiego di un determinato metodo. E questa acquisizione avviene sulla base dell'esperienza. Attraverso l'osservazione dei fatti, la ragione procede a determinare le leggi, i principi di comportamento, sì. E quindi a collegarli sulla base di principi più generali. La connessione tra ragione ed esperienza appare così il presupposto fondamentale dell'impostazione gnoseologica dell'illuminismo francese. Cioè, praticamente, per conoscere bisogna sperimentare, bisogna toccare. Questo senz'altro è collegato con il metodo scientifico galileiano che abbiamo già studiato. Un'altra cosa che ieri su cui ieri non ci eravamo soffermati, ma che è un'altra parola chiave, quindi oggi rivediamo alcune parole chiavi. La parola chiave di cui abbiamo parlato fino adesso è la parola ragione, ragione collegata comunque con l'esperienza. L'altra parola chiave di cui vorrei parlarvi oggi è la parola riforma, nel senso che riforma deriva dal latino reformare, cioè formare in maniera nuova, in maniera contraria rispetto al passato. Ed è questo proprio un periodo di riforme. Ad esempio, abbiamo visto, sono state riformate delle leggi, abbiamo parlato infatti dei sovrani illuminati che hanno fatto delle riforme costituzionali, ad esempio. Oppure riforma della religione. Infatti, la volta scorsa abbiamo parlato di deismo, ateismo, eccetera. Quando poi parliamo di riforma della religione ci viene immediatamente in mente la riforma di Lutero. Anche questa riforma di Lutero in un certo senso è collegata con l'illuminismo, perché è un processo rinnovatore di grande portata e perché porta ad una lettura autonoma anche del fatto religioso da parte degli uomini. Poi, riforma letteraria. È il caso, ad esempio, dell'Arcadia, quella accademia antibarocca di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, no? Che intendono riformare la letteratura contro il cattivo gusto del barocco. Poi ancora,
Un'altra riforma la porta avanti Parini nella seconda metà del Settecento. Parini vuol fare un ulteriore passo alla poesia, nel senso, va bene fare a meno dell'enfasi barocca, d'accordo, però la poesia arcadica era troppo una poesia di evasione edonistica. E quindi Parini dice: vale la pena di riformare la poesia, di renderla quindi qualcosa di utile dal punto di vista civile. Ecco, quindi la poesia civile di Parini è un altro tipo di riforma. Poi la riforma del melodramma. Ecco, il melodramma abbiamo visto che era l'opera lirica, possiamo dire, alla base, all'origine dell'opera lirica, era una delle manifestazioni artistiche più importanti nel Seicento. Nell'epoca appunto del barocco. Tuttavia, con l'andare del tempo, il testo era sempre di più asservito alla musica, cioè la musica era diventata molto più importante del testo. Attraverso la riforma del melodramma, quindi, certi autori del Settecento intendono restituire al testo il valore che aveva quasi perso nel periodo precedente. Questa riforma del melodramma fu proposta da Apostolo Zeno e poi attuata da Metastasio. Poi ancora, riforma della commedia, la riforma goldoniana. E questo lo vedremo nelle prossime lezioni, quando parleremo di Carlo Goldoni e di come lui voglia riformare il teatro, perché il teatro o era qualcosa di vecchio, stantio e appunto incomprensibile per la gente. Oppure era qualcosa di vivace nell'ambito della commedia dell'arte, sicuramente, ma l'autore, il testo, nell'ambito della commedia dell'arte non avevano nessuna voce in capitolo, perché tutto quanto era affidato all'attore. Allora lui fa la riforma goldoniana, in base alla quale dà nuovamente peso al testo della commedia in quanto tale. Per cui limita, insomma, l'estro e la genialità degli attori che però avevano messo in secondo piano l'aspetto letterario, possiamo dire. E infine c'è la riforma della tragedia di Vittorio Alfieri. E Vittorio Alfieri è in grado finalmente di dare alla storia del teatro italiano una tragedia degna di questo nome, degna di stare almeno di tentare di emulare, di stare alla pari delle grandi tragedie francesi scritte da Racine e Corneille nel secolo precedente e che erano state quindi un grande punto di riferimento. Bene, parliamo adesso abbiamo già parlato del cosmopolitismo. Cosmopolitismo come un aspetto sicuramente positivo dell'illuminismo, perché fa capire che c'è qualcosa che accomuna tutti quanti gli uomini, al di là della nazione di provenienza, ma non privo di contraddizioni anch'esso. Anche questa frase, questa espressione che sto adesso per leggere, la prendo dal nostro libro di antologia letteratura.it. Il cosmopolitismo non impedì la distruzione di civiltà diverse, come quella degli indiani d'America. E il relativismo e la tolleranza sfociarono nelle persecuzioni e nelle stragi della Rivoluzione francese. Quindi abbiamo visto la volta scorsa cosmopolitismo e tolleranza come aspetti positivi, importanti passi nella storia del pensiero dell'umanità, ma attenzione che non sempre riuscirono ad attuare, ecco, questi proclami, questi ideali, questi grandi ideali dell'illuminismo, l'abbiamo già visto con la Rivoluzione francese. Poi dopo, nell'atto dell'attuazione, insomma, della messa in pratica, volevo dire, di questi ideali, tante volte si scontrano con la realtà e quindi, per esempio, vengono distrutte civiltà come quelle degli indiani d'America. E poi la tolleranza, sì, la tolleranza è vero, fino a un certo punto però. Certo che cosmopolitismo e tolleranza sono aspetti, sono valori importanti, ma attenzione, non sempre la attuano questa tolleranza. Ad esempio, quegli stessi portoghesi che si definivano illuministi, progressisti, malgrado ciò furono i primi a sopprimere e debellare l'ordine dei gesuiti. Anzi, loro credevano appunto di dimostrare il loro illuminismo, il loro progressismo, sopprimendo le loro idee di progresso, sopprimendo e debellando l'ordine dei gesuiti. Ma ricordate che i portoghesi si dimostrarono anche i più crudeli schiavisti, sia
per via del triangolo nero della schiavitù, perché prelevavano i neri dall'Africa e li portavano appunto in America, sia perché soppressero e trucidarono molti indiani americani, magari quando andarono a distruggere le missioni dei gesuiti, appunto, o degli altri missionari. Per quanto riguarda la riflessione filosofica, dobbiamo almeno ricordare queste tre correnti filosofiche, teorie filosofiche meglio, che avranno delle influenze importantissime anche nella storia della letteratura. Lo vedremo anche sia con i poeti del Settecento, sia con Foscolo e con Leopardi. Cioè il sensismo elaborato dal francese Condillac, il quale sosteneva che memoria, attenzione, giudizio, volontà e desiderio sono solo sensazioni trasformate. In sostanza, i sensisti attribuivano cause puramente materiali, anziché metafisiche, religiose, come era avvenuto nella storia del pensiero in precedenza, anche alla vita psichica e ai valori morali, dovevano avere quindi delle motivazioni, delle cause materiali. Direi che è abbastanza collegata quindi la teoria del sensismo a quella del meccanicismo. Ecco, il meccanicismo affonda le sue radici nell'atomismo di Democrito e di Epicuro. Poi, per esempio, D'Holbach, collaboratore dell'enciclopedia e autore del Sistema della Natura, sostenne questa filosofia meccanicista in base alla quale l'uomo non è altro che materia, anche se materia pensante, e la natura opera come una macchina automatica, secondo le proprie leggi, senza scopi divini, interventi divini, no? Che la regolino. E infine c'è l'utilitarismo, derivato dal pensiero di Hobbes, l'utile come la massima felicità del maggior numero possibile di persone. Anche questo concetto dell'utilità ha dei risvolti positivi, perché appunto quello che si scrive, ad esempio, in questo periodo, non è fatto, che so, per esempio per una semplice evasione, pura evasione, è fatto per un'utilità, quindi per un vantaggio per tutta quanta l'umanità. In questo senso l'utilità è strettamente collegata col filantropismo tipico degli illuministi. Tuttavia, anche l'utilitarismo può degenerare, nel senso che, come notava per esempio Manzoni, che criticava molto l'utilitarismo, e anche noi in un certo senso lo critichiamo, nel momento in cui l'utilità non coincide più con la moralità, il fatto che l'azione sia utile non implica che sia per ciò stesso giusta. Quindi attenzione, giusto, importante che quello che noi facciamo sia utile agli altri, ma dobbiamo anche chiederci se questo è eticamente giusto e corretto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.